Eccoci qua, sono nella mia amata ascensore, in movimento anche. Ho appena finito di montare il video che uscirà dopodomani, domenica. Sì, Oggi è venerdì, sono diretto a un altro raduno. Vi ricordate il raduno dei Bad Drivers Club, fatto in quella pompa di benzina dove c'era anche il lavaggio? Ecco, stasera andiamo nello stesso posto con alcuni dei membri precedenti che c'erano già nel Bad Drivers Club, che organizzano. Non vorrei sbagliarmi, però così dovrebbe essere. Che organizzano l'evento. Madonna, che tempo da schifo. Mamma mia. Cioè, giusto per farvi vedere, raga. Cioè, c'è un'umidità assurda. Vi faccio vedere le condizioni della macchina con cui andrò. Ovvero lei, la Daily. Cioè, guardate qua, ragazzi. Le condizioni della macchina con la quale andrò all'evento. Sì, la 147 rossa oggi non si prende. Andiamo, va. Prima che si faccia troppo tardi. Un orologio. Un orologio. Raga, quanti di voi adesso? Oh, ma non hai benzina? In realtà un po' di benzina c'è, ma non so perché ne segna di meno di quella che c'è. Ma in realtà c'è lei. Cioè, c'è lui. Il carburante del demonio. Eccoci qua ragazzi, ci siamo quasi. Tra pochissimi metri dovrebbe esserci la pompa di benzina dove c'è l'evento. Probabilmente stasera non mi riconoscerà nessuno perché sono a bordo della Daily Car, che quasi nessuno conosce, però qualcuno mi riconoscerà lo stesso, anche perché comunque credo che io sia uno dei primi ad arrivare, probabilmente. Non credo ci sia tutta sta gente, cioè sono le 9:22. Il raduno era alle 9:30, quindi credo sia uno dei primi ad essere arrivato. Andiamo a vedere chi c'è. Stiamo entrando. E invece c'è già un po' di situazione, c'è già qualcosa, c'è già qualcosina prima di me. Qualcosa c'è, vediamo. Adesso diamo il nostro nominativo e poi entriamo. Ragazzi, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, adesso vi faccio vedere. Ho parcheggiato qui. Adesso stanno continuando a entrare macchine a parcheggiare. Faccio vedere qualcosa. Eh sì, ragazzi, la pompa di benzina è perfettamente quella dell'altra volta. Si sta riempiendo piano piano, tra poco vi faccio vedere quando si è riempito tutto perché sicuramente accadrà. Ragazzi, in tutto ciò è arrivato un altro personaggio che voi conoscete bene, anzi ne sono due, voi non lo conoscete benissimo, l'altro sì. Signori, buonasera. Ah, perché tu riesco a cartire proprio il fatto? Scusi, cavolo, hanno dato la mia. Arrivati. L'uomo lì lì, Piero, sei un uomo. ci stava, ragazzi. Intercooler, 6 litri e mezzo. Intercooler, 7 litri almeno. Ah, mi piace intercooler, Perfetto, ti piace intercooler? No, a me l'intercooler grande piace, però si vede? No, indocumento. Diciamo le persone decenti. Molto croccante, salve, molto croccante, ragazzi. Oggi ci mancava lui oggi. Ma la panni croccantissima. Un po' la situazione si è riempita.
altri amici con le moto. Lui ci teneva a salutare in telecamera, lui ci teneva a questo ciao, stato. Ciao. Semplicemente. Va a dire ciao mamma, no? Ciao mamma. Quindi, esatto. Ragazzi, voglio farvi vedere questo genio cosa ha fatto. Guardate che genio. Signor Biagio, lei cosa ci dice di questa serata? Buonasera. Lei cosa ci dice? Niente, bella serata, fa un po' freschetto. Però... Sì, un po' freschino, tipo 8 gradi mi pare. Che tu sa. È una bella serata, questa bella gente. Ma c'è di buono. Vediamo, vabbè, questo è il lato del gruppo nostro, adesso lo facciamo vedere un po' meglio. Sotto al lavaggio cioè, ci sono altre vetture sotto le luci. Altre sono qui. Ragazzi, questa che io sappia è fatta turbo, è un 1200 8 valvole, fatta turbo. Stupendi paraurti dell'HGT. Le minigonne sono quelle che ho anche io, ma che non ho mai montato sulla mia Punto. Adesso andiamo un attimo qui dietro e ve la faccio vedere meglio. Bello il paraurti posteriore HGT 5 porte, è rarissimo, ragazzi. Tutto ciò, mentre stavamo camminando, c'è qualcuno che ci chiama da lontano. C'è qualcuno che ci chiama da lontano, ragazzi. Vediamo chi è e che cosa vuole. Vediamo cosa voleva. Ci chiamava. Oh, allora, stasera ho conosciuto una zoccola e una maiale, sa? Che non è? Tengo questi tutto a casa, manca la. Questa è la maiala. Cosa fai per permetterti questa? E questa macchina? È la zoccola. Bellissimo. Direi che dopo quest'attimo di disagio. Posso dire che quando ha toccato il maiale fanno la fusione? Diciamo. Tutti i video così. Sì, ormai tutti i video. Che poi però questa volta il capello è dimezzato. Tagliato, è dimezzato. Sì. Di assai. No, di tot centimetri. Di assai tanto. Sì, va bene così. Niente, ragazzi, io ho appena finito di registrare e sto già montando il video che uscirà domenica prossima. Il video dell'evento del raduno del compleanno di Giulia. Cara amica Giulia Yumi, allora, considerazioni finali sull'evento. Siamo a domenica, l'evento è stato l'altro ieri, approfitto, faccio la chiusura video una volta che sto facendo tutte le chiusure che mi mancavano da casa, con lo sfondo delle lattine di Monster sul mobile. Niente, ragazzi, allora, l'evento questa volta era, diciamo, sempre alla pompa di benzina dove ci vedemmo per l'evento scorso del Bad Drivers, dove c'erano i ragazzi con la maglia azzurra che avevi, diciamo, che feci parlare anche in camera. Questa volta l'evento era targato Human Target, appunto, ed erano più o meno parecchi erano
gli stessi ragazzi, perché il Club Drivers poi non esiste più, però comunque tutti i ragazzi della volta scorsa erano presenti e diciamo qualcuno faceva parte della nuova organizzazione, appunto. Nonostante il freddo che avesse piovuto durante la giornata, comunque l'affluenza è stata abbastanza notevole, veramente niente da dire, mi è piaciuto. Come dico spesso agli eventi, appunto, spero che poi si possa organizzare sempre, si possano organizzare sempre più cose, a maggior ragione che mo i tempi vanno a migliorare, si va, diciamo, a maggior ragione oggi all'evento, cioè all'evento a cui sono stato oggi, che ho registrato oggi, quindi l'evento che vedete domenica prossima, si è avuto proprio un assaggio di quelli che sono già i raduni dell'estate, che tanta roba era di nella domenica che si fanno in estate, poi vi porterò sicuramente anche quelli, oltre che tutti i progetti che vi porterò sul canale, come vi ho anticipato. Devo soltanto avere tempo e modo di registrare qualcosa, qualcosina già registrato, piccolo spoiler, poi uscirà spero a breve, magari dopo l'altro video che uscirà domenica prossima comincerà a uscire qualcosa, qualche video infrasettimanale, ma vediamo un attimo come farli uscire. Nel frattempo io do un responso positivo a questi che sono gli eventi che stanno organizzando adesso, sia di venerdì sera, sia quelli della domenica mattina magari per un aperitivo, come appunto in questo caso oggi sono stato al compleanno di Giulia. Diciamo, sono tutti eventi a cui mi fa piacere andare, perché significa che in Campania qualcosa, anche sotto l'aspetto del panorama del tuning, si sta muovendo qualcosina in senso buono rispetto agli ultimi anni, che è stato davvero leggermente deludente rispetto a un po' di anni fa. Quindi ragazzi, per chi sta organizzando, continuate così, continuate a dare sfogo alla vostra passione, non permettete mai a nessuno di spegnervela, perché è la cosa più brutta. Poi magari appunto faremo un video anche a proposito di questo, perché voglio fare qualche video, vabbè, vi sto spoilerando già troppo, poi sono tutte sorprese che arriveranno, voglio fare qualche video insomma con qualche chiacchierata con qualcuno nel mondo del tuning, con qualche amico o qualcosa, adesso vediamo un attimo quello che siamo in grado di organizzare e di fare. Ragazzi, detto ciò, io vi saluto, vi lascio al prossimo video, grazie a tutti per la visione, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete, grazie sempre per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!